giugno, ma tanti di loro a giugno non c'erano. Venire qui a Gatteo in queste settimane è una emozione grandissima per noi, specialmente in questi anni riscoprire il contatto con voi. Ma io l'ho detto a giugno, lo spero veramente con tutto il cuore, che voi, che siete il motore del nostro lavoro, in queste settimane del liscio e avete avuto la possibilità di ascoltare veramente dei bravissimi artisti, capiate cosa vuol dire lavorare così, dal vivo. La musica si suona e si canta, poi ci può stare la sera che uno non sta bene, ci mancherebbe, siamo persone, non siamo macchine, ma le emozioni deve distribuire, regalare la musica, e possono venire solo in questo modo, e solo grazie a dei ragazzi, ce ne sono tanti fortunatamente, assolutamente, che però lo fanno così, specialmente qui, esatto, e grazie a loro veramente. Grazie Marco per le bellissime parole. Allora, una cosa molto bella per penso noi che facciamo questo lavoro è quando ti chiedono magari una canzone che tu dici Madonna, ancora sono 9 anni, quello è il successo della canzone. Sono 9 anni che la canto, una canzone che prima è entrata nel mio cuore e poi è arrivata nel vostro. È una canzone meravigliosa che mi ha regalato il mio produttore Pietro Galassi. È una canzone in teoria dedicata al primo amore lasciato scappare, ma come ho detto l'altra volta può essere dedicato a chiunque, perché magari ad un amico, a un collega, a un genitore non abbiamo detto qualcosa che purtroppo dopo non abbiamo più avuto la possibilità di dirgli. E allora le parole che abbiamo nel cuore diciamole, perché magari un domani è tardi, le parole che non ti ho detto mai. A voi lo dico sempre, grazie. Marco e il pianoforte di Attilio Rubi. Ricordi noi, mi arrampicai su un albero per scriverci ti amo sai, e i baci poi nei vicoli mi nascondevi tuoi, sapevan tutto ormai. E volata via quella dolce età, una piuma che nel vento prende il volo e se ne va. So che adesso è tardi, ma se puoi resta ancora un po' al telefono e ascolterai le parole che non ti ho detto mai. Ora risuonan dentro me, stanco come un aquilone sopra un cielo di perché, come vorrei tornare indietro e farmi ancora trasportare da te. Io che ti amavo e non lo sapevo, e l'estate qui non arriva mai se non ci sei. Quanti anni ormai, non so neanch'io il tempo che è passato da quel nostro addio. E ancora là, sull'albero, la scritta ti amo e Dio. Non ero pronto per l'amore, chissà dove sei, se mi pensi o no. Se ti sei sposata, se hai dei figli un cane che io non ho, quanto è sciocco un uomo come me, per paura o per orgoglio, non ti ha detto che le parole che non ti ho detto mai, adesso lasciano la scia del marinaio e la sua nave sul mare che lo porta.
porta via. Come vorrei tornare indietro e farmi ancora inebriare da te. Mille candele, concerto di viole, ma l'amore qui non ritornerà se non ci sei. Che Dio voglia il sole a scaldare il tuo mare, dimmi dove sei e verrò da te. Se ancor mi posso abbracciarlo? Abbraccialo. Grazie, bellissimo, grazie davvero di cuore. Grande Marco. Un saluto grazie a tutti e un ringraziamento naturalmente a tutto il mio gruppo, alle gite di Morgana e Marco Z che ci seguono sempre in tantissimi. O ne fai? Sì, adesso io. Ma penso, un seguito incredibile. Penso che torno domani, domenica parto per il Salento. E io tutte le volte che vedo Marco è abbronzato, sempre. C'è il Covid, lui si abbronza lo stesso. Mi messo sul balcone. No, grazie davvero di cuore a tutti. Questo è anche merito del tuo cuore, del tuo modo pulito di lavorare. Grazie, grazie, grazie sempre per le belle parole, per quello che hai fatto. Viva Gatteo! Marco Z, grazie Marco. Grazie a voi, grazie davvero di cuore.